spettatori, vi supplico, restate in casa. Chiudete le porte, barricate le finestre. Non fidatevi di nessuno. La città è invasa da un asfissiante miasma tentacolare che filtra dal terreno, dando vita a creature che sembrano uscite dall'inferno. Ci vogliono rapire e convertire, per poi sottometterci. Ci difenderemo da soli. Del resto non possiamo certo sperare nell'aiuto degli Spider-Man. Se c'è qualcosa che gli eventi di questa settimana ci hanno chiaramente dimostrato, è che gli eroi creano problemi invece di risolverli. Nel frattempo, siate prudenti e occhi aperti. Ce la faremo. New York non si arrenderà. Ce la faremo, mi sa, già avevo sentito da qualcun altro. Ce la faremo. Ce n'era un altro dietro. Vabbè, cavolo, peccato. Poi lo recupereremo, Elmer. Io ho visto soltanto quello, mannaggia. Quello che dici tu non ci ho fatto proprio minimamente caso. MJ, MJ! Siamo a casa? Siamo, per così dire, alla fine. Questo è il momento di scrivere la storia. Anzi no, di concluderla. Bacino di Central Park. L'impianto idrico. Che pompa melma ovunque. E dà altrimenti alla coscienza collettiva. Se tutti quei simbionti escono da Manhattan. Addio Terra. Benvenuto pianeta melma. Ma è pianeta melma. Il meteorite è la fonte del potere, no? Crea la melma e crea i simbionti. La melma, rega, la melma. Ma era inutile prima che Harry lo riparasse. E è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo. L'ha rotto a bassa potenza. E se noi aumentassimo quella potenza? Che ne so, tipo a 1000? Lo distruggeremmo, liberando tutti quanti dai simbionti. In teoria. Ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti. E di certo Harry non staccherà gli occhi dal suo sasso. A meno che qualcuno non lo distragga. Ah. Io. Ah ah. È solo a scopo illustrativo. Harry non è cambiato. Vuole ancora curare il mondo. Un sogno incompleto, senza... Il suo migliore amico. Io posso allontanare Harry dal meteorite. Io posso occuparmi dei simbionti. Mentre io prendo il nostro sasso. Solo a scopo illustrativo. Bene. Accendiamo l'acceleratore. Via i simbionti. Mondo salvo. Poi churros per tutti? In teoria... Pete, Connors ha detto che Harry ha perso il controllo. Se non potrai salvarlo, dovrai... Non succederà. Dovrei spatolarlo! Hai detto bene, MJ. MJ, hai detto bene. Curiamo il mondo. Facciamolo. Facciamolo, facciamolo, andiamo! Bisogna andare! Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti! Un elicottero? Ormai è sera? Oh! E anche questo posto pullula di Venom adepti. Insieme ad Harry e i suoi amichetti. Tieni. Un aiutino sonico. No, non mi dire che dobbiamo di nuovo vestire i panni di MJ. Sentite, non vi ringrazierò mai abbastanza. Per tutto. Dai, bro. Siamo lo Spider Team. L'unico inimitabile. Andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo! I panni di Peter Parker, eh? E poi di chi dobbiamo vestire i panni adesso? Scusi, scusatemi, non riesco a capire. Ehi, amico! Ah. Peter fa da esca, ok. Almeno credo. Starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso? Però non gli dicono nulla in realtà. Come mai non gli dicono nulla, ragazzi? Siamo solo tu e io. Proprio come volevi. Eh sì, non gli dicono nulla. Però lui è lì dentro, Venom. Oh! Il mio
nostro dono sarà finalmente tuo. C'è solo un dettaglio. Te. Prima devi riuscire a prendermi. Ok, quindi è caduto nella sua trappola, nella trappola di Peter, perché adesso il meteorite non è più protetto da Venom, ma soltanto dai suoi adepti. E Miles Morales insieme a MJ devono recuperarlo. Probabilmente Miles Morales adesso distrae tutti questi mostriciattoli, mentre MJ appunto deve andare a recuperarlo. Vai! Ma no! Che colpo gli ha fatto prendere, raga? Che colpo gli ha fatto? Gli ha preso un colpo. No, però adesso la strada è a senso unico. Vai. Ora ce l'hai la storia. Prendi il meteorite, vai. Corri. Ok. Un attimo, vediamo. Ah, proprio qua, dritto per dritto? Ah! Ok. Non riuscivo a capire. Spero stia bene. Speriamo. Oh! No! Niente, nella melma. Che schifo. No! Arrivederci! Troppo tardi. Oh! Hai calmo! Headshot! La Oscorp. Norman li ha mandati a cercare Harry. E non avranno lasciato solo dei Bengali. Non ci voleva. Forse dovevo fare la stealth, raga. Credo di aver sbagliato. È diventato uno sparatutto. Non me ne vado. Ok. È diventato uno sparatutto per un attimo, raga. Ah, dovevo sparare i barili. Ok. Proseguiamo. Io voglio fare la stealth, raga. Il meteorite. Devo scendere. Allora, mi nascondo qua. No, pessima idea. Non è così difficile d'altronde. Se deve un attimo ricarica. Ok. Vabbè. Il meteorite è collegato alla coscienza collettiva. Vediamo. Eccolo il meteorite, raga. Ce l'abbiamo, è finito tutto. Let's go, Ski. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui, prendilo, vai via, spatolalo e è finito tutto. Oh. Ok, meteorite nello zaino. E ce ne andiamo, eh. Ce ne possiamo andare, eh. Tranquilli, beati, nessuno che ci dice nulla. Ci siamo. Andiamo. Oh, da sa, scusate. Alve, caro, salve. Il meteorite sembra vivo. Salve. Un attimo.
Alve, arrivederci, arrivederci. Abbiamo un po' di fretta noi, eh. Abbiamo un pochino di fretta qui. Ai ai ai. MJ, devi accelerare. Te vuoi una chiappa? Corri, corri, corri. Andiamo, andiamo, via, 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 via. Il cielo. Sono quasi fuori da questo buco. La via d'uscita è oltre l'elicottero. Niente, devi sbagliare, devi sbagliare. Andiamo, via, 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 via. Lo stealth, no, no. Niente stealth, niente stealth qui. Qui si spadola e basta, eh. Qui si spadola e basta. Questa missione si spadola e basta. Magari col barile è meglio. Ok. Scusi, ma io come faccio a salire lì? Come faccio a salire lì sopra? Ok, ora posso, ora posso. Che ne so, prima sì, prima no, adesso sì. Ecco, ma questo che gli dico, raga? Ma questo che gli posso dire? No, raga, ma io non posso sconfiggerlo. Chiappalo, chiappalo. Ok. Via Will. Chiappa il tuo pastro, chiappa il tuo pastro. Allora vieni qua, allora vieni qua. Venga, tuo pastro, tuo pastro. Venga qui, venga qui. Ok. Di qua, di qua, di qua. Prego, venga, venga, guidami, venga, guidami. Venga, 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 venga. Sono veloce. Ok, ok. Ok. Let's go, ski. Andiamo, 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 andiamo. Niente? Oh. Ora tocca a Miles Morales. Forza, Miles. Via, via. Sei pronta? Ok, ok, abbiamo il meteorite, eh. Ora tocca a Peter Parker. Mi sa che il tuo più uno non è invitato alla nostra rimpatriata, Harry. Harry! Siamo dentro la scuola, dentro la palestra della scuola. Almeno credo sia una palestra questa. Forse no, forse no. Siamo diventati amici. Sì. È vero. Ed è qui che diventeremo fratelli. E addirittura. Cosa vuole fare? Oh no. A noi due, Venom! Aiuto! 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 Flash ci ha preso a schiaffi per 4 anni! L'hai scordato? Eravamo deboli! Ma eravamo uniti! Sta spargendo l'infezione ovunque. Ok. No, l'ha preso. Ma la deve acchiappa proprio. È vulnerabile alle ragnatele, non gli faccio niente. Tosto, è tosto. Thank you.
via ogni giorno dopo la scuola a dormirci quando tua madre si è ammalata. Non potevamo vederla così. Ok. Ok, 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 ok. Quando l'hai persa quel giorno sul campo da football, io c'ero, ci sono sempre stato. Poi la malattia di nuovo. Ancora. Mentre lottavamo contro la morte. Stavo provando a salvarti. A noi non è sembrato così. Oh. No, dai, non Marinowski, perché ti manchi un po' così da Venom? Ti fa un sacco di danno così, guarda che roba. Ok, ok. Se tua madre ci vedesse adesso, ci compensiamo, Piccetto. Ok, ok. Ma state zitto, Venom. Sei pazzo, sei letteralmente pazzo. Non sai quello che dici, non sai quello che fai, non sai nulla. Oh, ma mi riso così. Levate. Non vedo niente. Io capisco che tutto deve essere epico, ma così mi sembra fin troppo epico. Mi sembra fin troppo epico. Oh, oh. Ehi. Oh. A noi due, a noi due. Let's go, ski. Oh. Ho cantato vittoria troppo presto. Temo di aver cantato vittoria troppo presto. Tu vuoi unirti a noi? No. Lo sappiamo. Non voglio, non voglio unirmi a voi. Sono pronto a sconfiggerti, Venom. Sì, io ti arrivo. Oh, oh, oh. No, dai, guarda questi. Vai. Bel po' di rumore. Ole. Ok. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Io devo spadollare Venom. Devo spadollare lui che c'ha la protezione. Maledizione. Ok. Vai. Ora, ora, ora. Così va bene, così va bene. Sappiamo cosa è meglio per te, per tutti. Oh! Ti abbiamo dato tutto ciò che volevi. E tu l'hai gettato via. Ho sbagliato tutto. Perdonami. Poi ci hai sostituito con Miles. E lui ti ha istigato contro di noi. No! Mi ha salvato! E io salverò te! Oh! Vammela via un attimo! Ok? Ok, adesso? Ok, ok, ok. Non siamo mai stati abbastanza per te o per papà. No. Vuole solo confonderti, Harry.
Sei il mio migliore amico. Mi fido di te, Harry. Non ok, di quella cosa che hai addosso. Noi non siamo una cosa. No. Sei più forte di quel simbionte, Harry. Ok. Il simbionte ti sta solo usando. Non gli importa nulla di te. Ok. Bene, bene. No, che è sta cosa? Vai, vai, vai. C'è ancora di nuovo la, l'armatura. C'è niente da fare. Non serve. Deve esserci un altro modo. E la macchina, eh. Ok. Posso liberarlo con l'antiveno. Macchina, la macchina, la macchina, la macchina. Ok. A posto, vai, vai, vai. Raga, è una fase cruciale questa, una fase cruciale, ragazzi! È cruciale, raga! Sbagliata qua? No, ho sbagliato di nuovo. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, Arioski. Non ci vorrà molto. Forza, forza. Non importa ciò che vuoi farmi. Non importa, non importa. Non curerò mai il mondo insieme a te. Non così. Che è? Il meteorite ce l'abbiamo noi, caro. Mi dispiace. Beh, non... E ne sei accorto presto da quel che vedo. Siamo pronti a let's go sgare, siamo pronti a fare un let's go ski, eh? Oh, ah, sono spuntate le ali, raga, sta svolazzando. Svolazza come un'aquila, raga. Cos'è successo? Come fai? Sono spuntate le ali, raga. Ma... MJ! Miles Morales, ora è tutto nelle vostre mani. Ah ah! Sa che i melmosi non l'hanno presa bene. Oh beh, la colpa è loro. Oh no, ha spaccato la moto, raga, ha spaccato tutto. Maledizione, maledizione quella moto. Costava un sacco dei soldi. Qui l'ha preso con 3-4 stipendi, raga. Vabbè. A scrivere articoli per quello là, o i baffi. E il tizio della stampa che va contro spada, ma... Aia. Ai ai ai. Qui si mette male, eh? Nuovamente, per l'ennesima volta. Oh! Ops! Sta bene, vero?
Non lo so, non saprei. Sbrigatevi, sbrigatevi. Il tempo scorre. Il tizio si sta per rialzare. Oh, mamma mia. Tocca a Miles. Tocca a Miles, ragazzi. Tocca a Miles. Ok. E uno. E due. E tre. Ah, ok. Si continua il ballo. Uno. Due. E tre. Non è il ballo del cia-cia-cia. Oh. Cioè il ballo del qua qua volevo dire, però. Questo è il ballo del qua qua. Paravaravarava. Allora, uno, due e tre. Oh. Oh. Ok, ok, ok. È così. Bene, molto bene. Uno, due. Ok. Perfetto. Vai, vai. Boom. Vai. Vai, attacco. No, mi ha preso lui, dovevo pigliarlo io. Ma raga. Sto volatile. Albe. Boom. So che parli a tua madre. Colpo di grazia, vai. Te lo ricordo. Cosa ti direbbe adesso? Cosa ti direbbe? Che sei un... Non dico che cosa. Ti bottino. Come siamo così vicini? Che c'entra? Che c'entra? Mi scusi. Non c'entra niente con quello che mi ha appena detto Miles. Non c'entra mai niente. Cosa sta blaterando Venom? Cosa sta blaterando? Ho poca vita adesso. Oh, di nuovo con le ali. Allora l'avevi soltanto ritirate. Tre colpi, quattro. Ok, sono quattro colpi e poi questo qui. Boom, ok. E uno. E due. E tre. E quattro. E poi... Oh. Boom. Dai, continuiamo il ballo, dai. E uno. E due. E tre. E quattro. Ok. Dai, un altro po', un altro po'. Va bene, a me sta bene. È più semplice così. E uno. E due. Oh, due adesso. Non ostacolarci, Miles. Colpo di grazia, vai. Boom. Qui abbiamo fatto un bel po' male. Aia. Let's go, Scoo! No! Allora, ma non era così, non stava andando così il combattimento, bene o male. Non stava andando così il combattimento, voglio dire. Aia. Peter non ha più bisogno di voi. E adesso, addirittura. Oh no, MJ, MJ! No! No, hai ripreso il meteorite! Ok, ok! Molto bene, molto bene! Ma non è ancora finita, per l'ennesima volta non finisce mai qua, non finisce mai. Gli scontri sono epocali, non incredibili. Oh! Ma per te stesso! Mi sa di sì. Vai! Boom! No! 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 Cosa è successo? Cosa è successo, ragazzi? È bloccato tutto! Ragazzi! Wow!
Boom! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Odiami pure, non mi importa! Ti aiuterò lo stesso! Vai! Ora non te ne accorgi, ma noi due ci assomigliamo! Vai, vai, vai! Attenzione, 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 attenzione! Pete sta meglio senza di te. Vai! Via, via, adesso, via! Via, via, via! Vai! Vai, raga! No, dobbiamo fare, eh! Aiuto! No, vuole di nuovo il meteorite. No, 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 no. Vai! Mangiate sto biscotto. Molto bene, molto bene. Molto bene. Let's go, screw. E niente, Miles Morales è fuori gioco. Oh, 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 oh. Dammi indietro il mio amico. Noi siamo il tuo amico. Ops. Harry, torna da noi, Harry. Che mi succede? Tieni duro, Harry. Ti prego. Non farlo. Lascialo stare. Aia. Oh, oh, Miles Morales è tornato, raga. Let's go, Scoo! Pronto per il gran finale? Quasi! Mamma mia, mamma mia! Che scene mozzafiato!
Combattilo, Harry! Combatti! Non posso. Per me ormai è finita. Ti prego, tuttavia. Devi ucciderci. Mamma mia, ragazzi! Che scene! Mamma mia! Morirò. In ogni caso. No! Abbiamo ancora tempo! No, non è vero! Non c'è più tempo! Li ucciderà. E poi ucciderà anche te. Curiamo il mondo. Mamma mia. Ma alla fine vai. Alla fine vai a vedere, è MJ che sta fa tutto. Adesso, Pete. Adesso. MJ. Mamma mia! No, però. Ma la... Dottor Connors, quindi non ci ha capito niente. Il dottor Connors non ci ha capito niente, pazzo! Ma l'ho salvato, regà! L'ho salvato forse, no? No, non l'ha salvato. Ha salvato, non ha salvato. Cioè. Ok. È andata. Già. Harry, mi dispiace. Mi dispiace. Vai! Sì, è così che si fa, vai! Sbrigati! Fate
lasciatemi spazio. Vai, 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 vai. Prova, prova, prova. Non so che succederà, ma devo provare. Ti porto in ospedale. Andiamo, andiamo, andiamo. Ecco qua Norman, il padre di Harry. Harry. Polso debole. Muoviamoci. Cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Quello che andava fatto, mi scusi, ma... Aspetti, vengo anch'io. Ci sono tracce di attività cerebrale, ma le possibilità che si riprenda sono scarse. Tenetelo in vita. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Tipico. Loro a... Se Harry che a Norman invece spacca i viti di... E non solo, e non solo. Ma... Perché? Perché? Chi sta chiamando? Il siero G. Eh? Preparatelo. E che... Il siero G. Che roba è, raga? Che vogliono fa? Negli ultimi anni, questa città ha sfiorato più volte la tragedia. Ma abbiamo stretto i denti. Superando malattie, crimini. Disastri. Siamo stanchi, tesi, stressati, spenti. Ma non abbiamo perso la speranza. La città deve ancora guarire. Non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Ma che cos'è la normalità? E se ormai non esistesse più? Nell'ultima mezz'ora ho spiegato come questi eventi mi hanno cambiata. Voi invece? Ah, si è aperto un podcast, raga. Nelle prossime puntate parlerò con chi questa città la vive. Esplorerò nuove tendenze, nuove abitudini, nuove idee, sensazioni. Spero che vi unirete al mio viaggio. Io sono Mary Jane Watson e state ascoltando La Nuova Normalità. Ah, così ha pubblicato senza controllarlo. Magari aveva detto qualche fisseria. Niente. Oh, okay.
Dream è fatta. Bene. Non lo so. Oh, le servo? Aspetta, voglio farti vedere una cosa. Ok. No, coso, è che hanno la melassa. Le prendo io. Grazie ancora per la donazione. Che devi far vedere? Vediamo un po', ragazzi. Al tavolo nuovo. Il tavolo nuovo, raga. Ah no. Emily Foundation. Ah, l'ha fatta qua. Vi ricordate, c'era tutto quel laboratorio che è stato distrutto, eccetera? L'ha rifatta, però dentro il suo garage, fondamentalmente. Ok. Hai parlato a Miles? No, no. Anche, può essere anche quella, sì. Miles, volevo parlarti di una certa cosa, cioè non è che non parliamo, parliamo un sacco ed è bello parlare, le belle chiacchierate, è che non ti ho mai parlato di ciò di cui avrei dovuto parlarti. Pete. Ok, ricomincio. Ho capito. Tutto quanto. Sì, solo Peter Parker per un po'. Sicuro, è una città grande. Cioè, se vuole riderà? Purché possa chiederti dei consigli. Non ti servono. Se vuole riderà? Se ne vuole andare? Non ora forse, ma... Se ne vuole andare, raga, non vuole più... Sono qui per te, sempre. Fratellone. E quindi così? Ci si vede. Ma... E questo è Marvel Spider-Man 2! Let's go, Marvel Spider-Man 2! Come puoi vedere della grafica? Eccoci qui! Eccoci qua! Let's go, ah, ok. Possiamo spegnere allora, possiamo... No. No. Ma... Che succede? Ah, c'è ancora qualcosa da sapere allora. Che cosa vuoi? Ma... Gli Spider-Man. Tu sai chi sono. Non è vero? Perché? Hanno rovinato mio figlio. Ah. Bene. Queste sono le basi per il terzo, allora. Dobbiamo soffrire, prima o poi. Anche tu, Norman.
Che cosa scrivi? L'ultimo capitolo. Ah! Oh! Oh! Li ho saltati, ma... Ma... Se magna? Un'ulteriore scena. Ehi, lì, ciao. Hai fame, spero. È quasi pronto. Perché non le mostri il tuo saggio? Ci ha lavorato un sacco. Allora quel secchio è pieno di scartoffie, guardalo. Un tizio di Harlem. Magari l'avrei visto in giro a fare volontariato, ad aiutare la madre consigliera, a seguire le orme del padre eroe. Sì. Ma che è una sciarpa? Ma... Oye! Ma chi è? Albert, ma chi è? Oh, ciao, è un piacere conoscervi. E questa è mia figlia, Cindy. Stanno gettando proprio le basi per Spider-Man, per Marvel Spider-Man 3. Queste sono le basi, regà. Ma quindi si... Ma... esiste già. Insieme, completato, 3000 punti XP. Congratulazioni! Hai completato la storia principale, ma Peter e Miles possono proseguire l'avventura. Seleziona ripeti missione nel menu di pausa per rigiocare le missioni concluse. In alternativa, puoi iniziare una nuova avventura a difficoltà Ultimate o in modalità Nuova Partita Plus. Buona fortuna, eroe!